È sempre un privilegio stare in mezzo a voi e vi mando i saluti dalla chiesa di Collegno, si sono raccomandati, perché si sentono e siamo in comunione con voi e credo che voi siate in comunione con noi perché in Cristo siamo un unico popolo. Sì, questo canto è stato scelto proprio a pennello, devo dire, perché esprime proprio dei termini che sono stati utilizzati, fanno parte, sono proprio il fulcro del messaggio di oggi. Allora, questo studio in realtà io l'avevo preparato per Collegno, però lo riutilizzo per voi perché credo che abbia, anche se non dirò nulla di nuovo, sono cose che mi hanno fatto riflettere su quello che è l'importanza che io do alla parola. E quindi questo, come dire, esame interiore io lo rivolgo anche a voi. Ed è un esame che io credo che, così come l'ho fatto qualche mese fa, io debba continuare a farlo anche in futuro. Tutto ciò però è nato da un episodio, una cosa che stiamo facendo come un gruppo di chiesa, un piccolo gruppo della nostra chiesa. Abbiamo creato un gruppo di preghiera sui progetti di traduzione della Bibbia e quindi io praticamente ricevo dalla Wycliffe una volta al mese dei soggetti di preghiera quotidiani, no? Ogni giorno c'è un soggetto di preghiera per un progetto di traduzione della Bibbia e noi preghiamo, questo piccolo gruppo prega ogni giorno per questi soggetti e un soggetto che tendeva a ripetere abbastanza spesso era quello di pregare perché Dio guidasse l'organizzazione delle cerimonie di dedicazione della scrittura. Allora io vi confesso proprio davanti a tutti, anche davanti al mondo intero, visto che siamo in diretta streaming, che quando leggevo quelle cose lo prendevo un pochettino, come dire, la Wycliffe americana, americanate, no? Queste cerimonie. E poi mi sono sentito in colpa quando a un certo punto Marco, mio figlio, mi fa mi dice una cosa che era accaduta durante una lezione di religione. L'insegnante, parlando di un certo argomento, parlando del pastorato femminile, aveva detto che lui si sentiva più protestante che non cattolico perché lui era favorevole al pastorato femminile. E poi aveva detto che tutti i protestanti sono favorevoli al pastorato femminile. Noi sappiamo che non è proprio così, però comunque sono andato a cercare un'informazione sul sito ufficiale della Chiesa Luterana e io qua vi cito esattamente le parole scritte sul sito della Chiesa Luterana, quindi potete andarla a cercare tranquillamente anche voi. Sul sito c'è scritto: oggi la metà dei pastori nell'unione delle chiese protestanti in Alsazia e Lorena sono donne. Questo è anche quasi il caso della Chiesa Protestante Unita di Francia. Poi qui parla Isabel Gerber, qui c'è proprio le sue parole dirette, e lei dice: la società, attenzione a questa frase, la società si è sicuramente mossa in avanti, ma il fatto che le donne siano più numerose è anche legato all'evoluzione della percezione della funzione. All'epoca il pastore aveva, dice all'imperfetto, attenzione, il pastore aveva una funzione di insegnamento, autorità e responsabilità, era un riferimento per la comunità locale. Oggi il pastore ha più una funzione di ascolto, quindi non di insegnamento, non di autorità, non di responsabilità, ma di ascolto e di accompagnamento delle persone nel loro percorso di vita. E tra parentesi c'era scritto matrimonio, lutto. Insomma, da quanto scritto io vedo due cose che si scontrano con quello che la parola di Dio dice di se stessa. Una è che la parola è immutabile, indipendentemente dalla società e dalla cultura. Perché una cosa è contestualizzare il messaggio nella cultura,
il messaggio rimane quello, ma lo contestualizzo in base alla società che vivo. Un'altra cosa è mutare il messaggio in base a come muta la società. È ben diversa la cosa. E l'altro aspetto che ho notato nel discorso di Isabel Gerber è la perdita da parte delle chiese protestanti dell'importanza, anzi mi correggo, della necessità di predicare la parola. Allora a quel punto io ho riesaminato quanto facevano nelle cerimonie di dedicazione, l'entusiasmo che c'era in questi popoli, in queste nazioni, in queste tribù. E io invece, che ho la parola di Dio nelle mie mani, la considero come un normale libro. La Chiesa di oggi, soprattutto la Chiesa europea, ha perso questo entusiasmo del sapere che Dio ti sta parlando, del Dio che ti sta chiamando, del Dio che ti sta salvando. Abbiamo perso questo entusiasmo. Io ho perso questo entusiasmo. Questo entusiasmo che hanno quelle persone che per la prima volta si ritrovano la scrittura nella propria lingua e che si rendono conto che Dio sta parlando a loro nella propria lingua, quell'entusiasmo era l'entusiasmo che aveva Davide e che lo esprime nel Salmo 19. Noi leggeremo i versetti 7 e 8 in particolare. Nella prima parte del Salmo, dall'1 al 6, Davide parla di come Dio, come i cieli narrano, raccontano la gloria di Dio, il firmamento, il creato annunzia l'opera delle sue mani. Nella creazione, nella quella che è la rivelazione generale, la rivelazione naturale, noi vediamo la potenza e la sapienza di Dio. Ma la rivelazione speciale è quella che è nella sua parola. E Davide, dal versetto 7 fino all'11, parla di questa parola. Vediamo cosa dice Davide al versetto 7 del Salmo 19. Davide dice: la legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Qui Davide usa quattro sostantivi nei versetti 7 e 8 per descrivere la parola. Questa è un po' una forma ampliata di quella che è nella poesia ebraica e il parallelismo dei membri, una forma ampliata perché qui Davide mescola il parallelismo sinonimico con quello di sviluppo. Adesso non sto a spiegare nei dettagli, però usa dei sinonimi. E poi per ogni frase, la legge del Signore è perfetta, nella seconda parte, membro di quella frase, dice essa ristora l'anima, cioè lui sviluppa il concetto della perfezione della legge del Signore con il ristoro dell'anima. Il comandamento del Signore è limpido come? Illumina gli occhi, no, sviluppa questo concetto. Allora, quali sono questi quattro sinonimi usati nella Nuova Riveduta, nella traduzione della Nuova Riveduta, quella che ho usato io adesso nella lettura? Questi sinonimi che descrivono la parola di Dio. La prima qual è? Quello è un aggettivo? La legge. La legge. Secondo, testimonianza. Terzo, i precetti. Quarto, i comandamenti. Sono quattro sinonimi, ti dico, non è nulla di nuovo nella poesia ebraica, ma il fatto che vengono espressi in questo modo, con questo ordine anche, indicano quattro peculiarità della parola. Iniziamo a guardare la prima, la legge. In ebraico, Torah. La parola Torah indica l'istruzione divina. Abbiamo anche cantato sul fatto di aspettarsi da Dio che Lui ci insegni, no? Perché è Lui il maestro. Dio che istruisce il suo popolo così come farebbe un maestro con i suoi allievi.
Noi siamo gli allievi e Dio è il maestro. Lui ci insegna a confidare in Lui. Lui ci insegna come vivere correttamente con Lui e come vivere tra di noi, come vivere nella società. Ci insegna cosa Lui ama e cosa Lui odia. Proverbi 6, no? Quando dice sei cose odia il Signore e le descrive, dice... Anzi, sette gli sono in abominio, gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. La parola ci insegna la nostra necessità di essere perdonati e la nostra necessità di perdonare. Ci esorta e ci invita a ricevere la grazia di Dio. Abbiamo parlato prima del discorso dell'essere in grado di mettere le leggi in pratica, la legge di Dio. Non siamo in grado, è solo la grazia di Dio che ci salva da quello, no? La parola di Dio ci insegna a capire che noi siamo dei peccatori, che siamo sotto il giudizio di Dio, ma c'è la grazia di Dio che ci salva in quanto la condanna che noi meritavamo è ricaduta su Gesù. La parola è l'insegnamento divino sul suo piano di redenzione verso un mondo cieco e perduto. Ma questa istruzione del Signore, Davide dice che è perfetta. La legge del Signore è perfetta. Qui la parola è tamim in ebraico. Scusate, ogni tanto citerò parole ebraiche, ma fate finta di niente. Significa intera, significa completa, significa che non gli manca nulla alla legge, all'istruzione di Dio, e senza difetti. Questa parola viene usata anche quando il Signore ha indicato le caratteristiche che doveva avere l'agnello pasquale. Vi ricordate? Doveva essere maschio e senza difetti. Così è la parola di Dio. Davide usa la stessa parola, lo stesso termine. La parola di Dio è senza difetti, è inerrante, non ha neanche bisogno di aggiunte, non ha bisogno di supplementi. Anzi, guai a chi aggiunge e a chi toglie, dice l'Apostolo Giovanni in Apocalisse 22. È la Sacra Scrittura che ci comunica la sapienza necessaria per la nostra salvezza e per conoscere come vivere. Seconda Timoteo 3, Paolo quando scrive al figlio... Nella fede, Timoteo dice, fin da bambino hai avuto conoscenza delle Sacre Scritture, e qui Sacre Scritture si riferisce ovviamente all'Antico Testamento, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. La fede viene dall'udire, e l'udire da cosa viene? Se non dalla parola di Dio. La parola, dice, ristora l'anima. Le istruzioni del Signore, la legge del Signore ristora l'anima, versetto 7. Il termine shuv significa tornare indietro, significa girare. Questo concetto di tornare indietro, girare, cosa ci porta alla mente se non l'idea della conversione? Sì, perché la legge del Signore converte l'anima. In Isaia 49,5 c'è anche scritto... questo termine quando dice ora parla il Signore che mi ha formato dal grembo materno per essere suo servo per ricondurgli Giacobbe. Qui il senso è proprio ricondurgli nel senso di portare Giacobbe a Dio con un cuore nuovo. Bene, la legge di Dio ha la potenza di condurre un cuore a Dio. Le scritture ci portano a considerare Dio come la fonte della nostra anima, della nostra vita, ci conduce a Dio. Gesù cosa ha detto nella parabola del ricco e Lazzaro in Luca 16? Quando c'era il ricco che era nelle sofferenze, nell'Hades, Lazzaro era nel seno di Abramo, ve lo ricordate, no? Questa parabola. Il ricco chiese ad Abramo di mandare Lazzaro a dargli una goccia d'acqua, però la cosa non era fattibile, non era possibile. Allora il ricco chiese di mandarlo almeno dai suoi fratelli e dal suo padre, per avvisarli dei tormenti nell'aldilà, nel caso rimanessero ribelli. E Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli, no padre Abramo, ma se qualcuno dei morti va loro, si ravvedranno. E Abramo rispose,
se non ascoltano Mosè e i profeti, cioè la legge, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Non sono i miracoli che ci portano a credere. Quanti hanno visto i miracoli di Gesù e dopo hanno gridato crocifiggilo, crocifiggilo? È la parola, è solo la parola che converte i cuori, che li ristora. Perché li ristora? Perché li porta alla presenza del Dio glorioso. In Isaia 55 ci dice che la parola non torna a Dio a vuoto, senza aver compiuto ciò che Lui vuole e condotto a buon fine ciò per cui Lui l'ha mandata. Il secondo sostantivo è la testimonianza. Dice: la testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. Allora, la parola tradotta qui nella Nuova Riveduta, che è stata tradotta testimonianza, è un credut. Questa parola è sempre riferita alla testimonianza di Dio ed è quasi sempre nel contesto del tabernacolo e dell'arca. In un certo senso parla delle tavole della legge, le tavole incise sulla pietra, no? Esodo 25, Esodo 31, Deuteronomio 31. La parola di Dio, quindi, qualcosa di, permettetemi di dire, scolpito sulla pietra. La parola di Dio è immutabile, è progressivamente immutabile, permettetemi questo gioco di parole. Così come le due tavole della legge presenti dentro l'arca, poi successivamente venne scritta su pergamena e messa nel luogo santissimo al lato dell'arca. Ciò che Dio testimonia non cambia, è fissa, non cambia come cambia la nostra cultura. La legge, la testimonianza del Signore non deve seguire la cultura. Cosa ha detto Isabel Gerber? La società è sicuramente andata avanti. In quella frase lei stava semplicemente dicendo: come la società è andata avanti, anche noi dobbiamo seguire i tempi. No. E quello è esattamente l'opposto che la scrittura dice di se stessa. Esattamente l'opposto. La parola di Dio è veritiera, perché qualcosa che non cambia, come la parola, se era vera ieri, è vera anche oggi e lo sarà vera anche in eterno, in futuro. Paolo a Tito, quando ha scritto che il vescovo, l'anziano, deve essere attaccato alla parola, che aggettivo usa? Sicura. La parola sicura, è sicura la parola. Non abbiamo dubbi a riguardo di lei. Non dobbiamo avere dubbi a riguardo sulla parola. Lei è sicura, è vera. E poi cosa dice Paolo? Così come è stata insegnata. Paolo sta dicendo che quella parola insegnata 1500 anni prima e scritta 1500 anni prima era ancora valida. I tempi erano cambiati, le culture erano cambiate, ma quella parola continuava a rimanere vera. E così lo è ancora per noi. La parola non cambia perché Dio non cambia. Il Dio che disse a Saul di sterminare gli Amalechiti è lo stesso nostro Dio. È lo stesso nostro Dio. E io sono convinto, sono sicuro, che facendo, ovviamente non avverrà mai, ma se Dio dovesse oggi decidere di tornare, usare Lui la macchina del tempo e tornare indietro a 3000 anni fa, ancora direbbe a Saul di sterminare gli Amalechiti, perché lui aveva le ragioni giuste per dirlo in quel momento. Erano le motivazioni giuste. E quindi è inerrante la parola. La parola di Dio rende saggi i semplici. Allora, per capire chi è il semplice e chi è il saggio, o meglio, per capire chi è il saggio bisogna capire prima di tutto chi è il semplice. Allora, la parola ebraica per semplice indica una persona dalla mente aperta. Peti indica una persona dalla mente aperta. Adesso, per noi, dire una persona dalla mente aperta è fargli un complimento. Perché per noi la persona alla mente aperta è il contrario dell'ottuso, no? Per la scrittura no. Perché la persona dalla mente aperta è quello che prende tutto, coglie tutto,
false dottrine, insegnamenti, menzogne, verità, tutto quello che viene, viene mescolato nel suo cervello. Chi ha la mente aperta è uno sciocco, perché è nella condizione di poter essere sedotto. Israele è un esempio di ciò, no? Di come l'idolatria presente nella cultura dei paesi cananei li abbia influenzati negativamente. Una chiesa che cerca di seguire i tempi e che quindi cerca di aprire la propria mente, mette da parte la scrittura e dice prendiamo di tutto, è una chiesa che è destinata ad essere sedotta. Ma la parola ha la potenza, ha la capacità intrinseca di rendere saggio il semplice. Se siamo dei sempliciotti, la situazione non è disperata, perché la parola ha la potenza di cambiarti, ha la potenza di renderti da sempliciotto, a perdonatemi l'espressione forse che spesso viene usata negativamente, a fondamentalista, a uno che è radicato nel suo credo, sa cosa è giusto e cosa non è giusto secondo Dio, sa distinguere il bene dal male, sa cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché la parola lo ha istruito. Se non sai cosa fare in certe situazioni che stai vivendo, vai alla parola in preghiera e lo Spirito Santo ti darà di capire, di comprendere la parola riguardo dei tuoi dubbi che stai vivendo. Perché la parola è completa per ogni cosa. La parola è completa per ogni cosa, per la tua vita, che sia per quanto riguarda la santificazione, riguarda l'adorazione, la tua vita di testimonianza, la tua vita lavorativa, la tua vita familiare, qualunque cosa la parola ha da insegnarti e ha da trasformarti. Qui troviamo tutte le linee guida da parte di Dio. I precetti del Signore sono giusti, dice il versetto 8, rallegrano il cuore. Precetti la traduzione di Picud, che esprime il concetto dell'incarico. Dio che dà degli incarichi, dei compiti, degli ordini. Se torniamo a 2 Timoteo 3, che abbiamo letto anche prima, quando viene detto ogni scrittura ispirata da Dio, utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, viene detto anche perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. La parola di Dio ci equipaggia per portare a termine gli incarichi di Dio. Noi siamo la luce del mondo, noi siamo il sale della terra, non lo sono i sociologi, non lo sono i ricercatori, non lo sono i psicologi, noi siamo incaricati da Dio a proclamare la verità. E la parola di Dio ci equipaggia per essere completi e ben preparati per ogni opera buona. Questi precetti ci dicono anche come agire e ci responsabilizzano perché sono incarichi da parte del Dio Altissimo. E questi incarichi lo sono sia che tu sia giovane o che tu sia vecchio, sia che tu sia un imprenditore o sei un dipendente, sia che tu sia ricco o che tu sia povero, sia che tu sia sano o che tu sia su un letto d'ospedale. Gli incarichi di Dio sono affidati ad ognuno di noi, ad ogni suo figlio. I precetti di Dio, gli incarichi di Dio sono yashar, ossia sono giusti, sono diritti, può essere tradotto anche come ben chiari, sono ben chiari. Non sono come le leggi italiane che sono tutte zigogolate, no? Dove spesso ci sono leggi che contraddicono altre leggi. I precetti di Dio, gli incarichi di Dio sono ben chiari. Quando noi non li capiamo, questi incarichi, il problema non è nella scrittura, il problema è in noi che filtriamo la parola con gli occhi della nostra esperienza, con gli occhi della nostra cultura, con gli occhi della nostra poca fede. Abbiamo cantato, perché abbiamo cantato il Signore? Adesso le parole esatte non mi ricordo, ma il senso era di aumentarci la fede, no? Che quando saremo davanti a Lui, che siamo ripieni di fede. Perché? Perché siamo uomini da poca fede, abbiamo bisogno che il Signore accresca la nostra fede. E poi perché filtriamo la parola, purtroppo, ahimè, dalla nostra poca voglia di ubbidire. La nostra poca voglia di ubbidire ci porta
spesso a non comprendere la parola, perché non la vogliamo comprendere. È vero che la parola contiene alcune affermazioni più difficili di altre da capire, è vero. La parola stessa lo dice. Pietro, a riguardo di alcuni insegnamenti di Paolo, lo dice in 2 Pietro 3. Dice: la pazienza del nostro Signore per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo gli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse, attenzione, dice, ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Il problema di comprensione di certi passi risiede nel fatto che siamo ignoranti di cosa dice la scrittura negli altri passi. È la scrittura che interpreta la scrittura, è un principio ermeneutico base che tutti noi dovremmo conoscere. Quando le nostre lacune sono importanti, allora certo che troveremo la Bibbia un libro difficile da capire. È come se io volessi spiegare a mio figlio trigonometria. Ma se io ho delle carenze già in matematica, sarà un po' difficile spiegare a mio figlio trigonometria, no? Per me comprende la trigonometria. È la stessa cosa. Se ci sono delle cose che sono un po' più complicate nella scrittura, ma e a me mancano le basi, come farò a capire le cose più complicate? La nostra ignoranza della parola è l'ostacolo principale a comprendere la parola. Un altro ostacolo che cita Pietro è l'instabilità. Dice: uomini ignoranti e instabili travisano la loro perdizione. Interpretare la scrittura alla luce delle nostre circostanze esterne è pericoloso. Ci fa fare interpretazioni errate della parola. Per esempio, se noi oggi dovessimo prendere tutti i brani escatologici della scrittura e cercare di interpretarla alla luce del Covid, noi rischieremmo di dire sciocchezza a tutto andare. Ogni brano che noi leggiamo escatologico lo dobbiamo inquadrare nel contesto e non vedere quel pezzettino escatologico e interpretarlo in base a quello che noi oggi stiamo vivendo, e senza considerare tutto quello che viene detto prima e l'obiettivo che aveva, era stato per la quale Dio ha trasmesso quel brano. La parola non muta e noi non dobbiamo mutare la sua interpretazione a seconda del momento che stiamo vivendo. Proprio perché questi incarichi sono chiari, questi incarichi di Dio rallegrano il cuore, dice Davide. Versetti 9 e 10, il salmista dice che i giudizi del Signore, ossia i pensieri del Signore, sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, dice Davide, anzi di quello che stilla dai favi. Questo del dolce, anche Gesù ha insegnato che il suo giogo è dolce. Gli incarichi di Dio, perché qui l'argomento sono sempre gli incarichi, i precetti, no, del Signore, i picud, gli incarichi di Dio sono dolci perché? Perché non ci chiede cose che noi comunque non possiamo portare a termine in certe cose che Lui dice. Ed esse sono per noi un grosso privilegio, sono un diadema per noi quando il Signore ci chiede di fare delle cose. Sono un onore. Sei depresso, sei depressa, sei senza stimoli, sei senza gioie nella vita? La parola è più dolce del miele. Se tu sei disperato, vai alla parola. Io non ho mai sperimentato gioie più grandi di quelle di stare ai piedi della parola. C'è una Bibbia che l'ho dovuta cambiare perché era piena di lacrime. A un certo punto mi faceva senso portarla dietro, perché se qualcuno l'apriva la vedeva tutta macchiata con le mie lacrime. Ma lacrime di gioia erano quelle lacrime. Essa procura una gioia che nient'altro e nessun uomo o donna può dare. Il quarto termine usato per esprimere la parola è comandamento. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Allora, quando noi sentiamo il comandamento, già
no, ci ritiriamo un po', perché il comandamento per noi è un qualcosa che ci dà fastidio, che qualcuno ci comandi, no? Questo anche quando Dio ci comanda. La parola tradotta qui, comandamento, è mitzvah, limpido e bar. Allora, per chi è amante dell'ebraismo, unire la parola bar e mitzvah già dice qualcosa, perché ricorda una cerimonia, no? Bar mitzvah, quando il giovane, il tredicenne, 13 anni e un giorno, l'ebreo fa questa cerimonia del bar mitzvah, le femmine che ci anticipano, maturano sempre prima di noi, a 12 anni e un giorno fanno il bat mitzvah, loro fanno questa cerimonia nella quale loro vengono, come dire, è l'ingresso in quello che è la vita cultuale, no? Loro sono pienamente responsabili della liturgia, della ritualità, l'osservanza dei precetti, della tradizione. La parola mitzvah indica i termini di un contratto, del patto. Geremia, in Geremia 32, quando si parla di Geremia che ha acquistato un terreno, viene redatto un atto d'acquisto con i termini del contratto, quindi viene detto qual è il terreno che ha comprato, quanto l'ha pagato, eccetera, eccetera. Questi termini del contratto sono i termini del mitzvah. Quindi il comandamento del Signore cosa esprime? Esprime il patto, esprime il legame che c'è tra Dio e il suo popolo. Quindi altro che una cosa pesante, il comandamento in questo senso, letto da quest'ottica, esprime il nostro legame con Dio. È per questo che Davide dice il comandamento del Signore è limpido, è trasparente, potremmo tradurlo anche. Il comandamento di Dio, la sua parola, ci lega in maniera indissolubile al Signore. E questo legame è trasparente, limpido, innocente, sincero. La parola di Dio non inganna. Non ti dice una cosa e poi dopo un'altra. No, le condizioni del patto sono chiare. È chiarissimo Dio quando parla. Forse a volte ci può anche dar fastidio questa, come dire, questa sincerità di Dio. Ma è così. I termini del patto sono chiari. Sia del vecchio patto, sia del nuovo patto sono chiari. Tutto è chiaro e limpido. Non ci sono le clausolette, no? Sotto, come nei vari contratti, che tu fai il contratto con la telefonia, luce, gas, cioè tutto, questo, poi dopo ci sono le clausolette piccole, minuscole, che tu devi prendere la lente, e poi dopo in un linguaggio incomprensibile, a meno che tu non sei un avvocato civilista, non ne capisci niente. No, è chiaro il comandamento di Dio. Il comandamento di Dio ci toglie il velo dagli occhi, ci fa vedere la realtà così com'è, ci fa comprendere la realtà che viviamo, ci fa comprendere la storia passata, ci fa comprendere addirittura in anticipo cosa sarà il futuro. Come mai una nazione tanto piccola e tanto perseguitata come Israele, a differenza di tutte le altre nazioni perseguitate, questo popolo ancora oggi esiste ed è una superpotenza? Perché questa è ancora una superpotenza Israele? Per il comandamento del Signore. Per il comandamento del Signore esiste ancora Israele. Non sono i telegiornali, non sono le riviste, non è internet, non sono le pubblicazioni scientifiche, ma la Bibbia ci permette di conoscere la realtà attorno a noi e ci permette di conoscere noi. Perché la Bibbia svela tutto di quello che noi siamo. Svela tutto di quello che noi siamo. Allora concludo con le quattro applicazioni. Abbiamo visto i quattro aspetti della parola, no? Che è una legge, quindi è un'istruzione, è una testimonianza, quindi è un qualcosa di immobile, di scritto sulla pietra, ferma, quindi possiamo scommetterci che è vera. I precetti, quindi la parola, sono anche degli ordini, ci sono nella parola, ma questi ordini sono giusti da parte di Dio, sono giusti, sono retti, sono santi. E poi il comandamento del Signore che esprime il nostro legame con Dio, questo legame è limpido, chiaro, netto. Bene, a quattro aspetti della parola seguono quattro applicazioni.
Prima di tutto, io mi sono detto che è necessario meditare la parola. Quante volte nella mia vita la leggo la parola? Ma quanto poco la medito. Il salmista ha scritto nel Salmo 119,97, dice: «Oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno». Dopo averla letta, essa va meditata. La parola deve essere riflettuta, così come il cibo, prima di andare nello stomaco, deve essere masticato in bocca per permettere alla saliva di rendere il bolo in grado di essere assimilato, no? Poi dai succhi gastrici. Così la parola, noi dobbiamo digerirla, noi la dobbiamo masticare, la dobbiamo leggere, riflettere durante il giorno. L'abbiamo letta? Bene, è solo l'inizio, perché la dobbiamo meditare. Mi auguro che tutti noi leggiamo quotidianamente la Bibbia, ma dobbiamo dedicare del tempo alla sua riflessione di quanto abbiamo letto. La seconda applicazione è che dobbiamo esaminare il mondo e tutto ciò che accade attorno al mondo in base a ciò che ci insegna la parola. Efesini 4 dice che, Efesini 4, versetti 17 e 24, Paolo dice: «Questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe, seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità». In questo brano Paolo dice che il mondo pensa vanamente, che ha l'intelligenza ottenebrata, che è estraneo alla vita di Dio. Avendo il cuore ottenebrato, il mondo è ignorante sul come si deve vivere. E allora io mi sono posto questa domanda: ma noi dobbiamo imparare dal mondo? Dobbiamo imparare da un mondo ignorante? O dobbiamo farci istruire dal Signore? Spesso troviamo attorno a noi psicologi cristiani, sociologi cristiani, consulenti biblici, eccetera. È diventata ormai la norma oggi aggiungere questi suffissi biblico, cristiano, evangelico, eccetera, eccetera. Ma alla fine si vede che i loro insegnamenti da dove vengono tratti? Dagli insegnamenti ricevuti spesso dall'università e non dalla scrittura. Anzi, spesso sono in pieno conflitto con quello che insegna la scrittura. Non sempre, ma spesso è così. E poi alla fine si va in cerca del versetto, perché il versetto che in un qualche modo, tirato fuori il contesto, magari ti aiuta a far apparire cristiano, evangelico, biblico, un qualche dottrina. Deve essere la scrittura il metro di misura per vedere se quel pensiero, insegnamento è corretto o no. È la scrittura che ci insegna se alcune cose sono corrette o no. Cerca nella scrittura le perle di saggezza, cerca nella scrittura i tesori che Dio ti offre. Non sai come agire in certe circostanze? Salmo 119, sempre, al versetto 9 dice: «Come potrà il giovane rendere pura la sua via? Badando a essa mediante la tua parola». La parola ha una risposta a tutto. Non ti dirà chi devi sposare, ma ti dirà che quella persona deve essere credente, deve essere timorata di Dio, deve amare Dio. Tu devi vedere in lui o in lei l'amore verso Dio. Quindi, oltre a piacerti fisicamente, deve possedere queste caratteristiche, altrimenti sarà dura, molto dura. Non sai se quel lavoro è per te? Beh, prima domanda:
Quel lavoro ti permette di vivere eticamente in maniera irreprensibile, visto che la scrittura ci insegna a vivere in maniera irreprensibile? Quel lavoro ti permette di vivere la comunione con Cristo e con la sua Chiesa? Ci sono tante altre domande che uno si potrebbe fare, ma la scrittura ci dà quelle domande alla quale noi possiamo dare nel nostro esame, nella nostra analisi, capire cosa è giusto e cosa non è giusto. Cosa è buono per noi e cosa non è buono per noi. La terza applicazione. Predichiamo la parola e non solamente nei matrimoni e nei lutti, come aveva detto che ormai è il compito del pastore, aveva detto Isabel Gerber, che quella, la sua funzione adesso del pastore è quello di ascoltare e di seguire nel percorso le persone, e tra parentesi c'è scritto matrimonio e lutti. Paolo dice a Timoteo, al proprio figlio, ti scongiuro, sentite che parola forte, ti scongiuro, dice al figlio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole ma anche sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Allora predichiamo la parola, tutta la parola. Quarta e ultima applicazione. Io ho trovato questo verso molto interessante. Salmo 119, versetto 36. E faccio mia questa preghiera del salmista, che lui dice, inclina il mio cuore alle tue testimonianze e non alla cupidigia. Inclina il mio cuore alle tue testimonianze e non alla cupidigia. Preghiamo. Signore, io non so dare la motivazione del perché l'entusiasmo che avevo davanti alla tua parola, come neoconvertito, sia andato man mano scemando. Ma di questo di sicuro sono certo che io devo chiederti scusa, perdono. Signore, perché è un tesoro della quale avevo perso di vista l'importanza, il valore. Sì, Signore, non c'è nulla che splende quanto la gloria che traspare dalla Tua parola. Più dell'oro, quanto è dolce, più del miele. Signore, la Tua parola davvero è quello che è in grado di risollevare la persona più disperata, la persona più giù. Signore, la persona che non ha speranza, perché la tua parola, dalla tua parola trasuda tutta la speranza cristiana che c'è nell'immagine perfetta di Cristo. Signore, vedendo Lui sulla croce, ma vedendo Lui risuscitato ancora di più, Signore, noi vediamo anche i nostri corpi già seduti in gloria, Signore, nei cieli. Signore, ed è una realtà spirituale, certo, la tua parola ce lo dice. Perché i nostri cuori devono essere ancora trasformati e glorificati. Ma questo avverrà, perché la tua parola è ferma e inamovibile. Signore, non sono come le tesi, le teorie degli uomini, dove oggi sento una cosa al telegiornale e il giorno dopo sento esattamente l'opposto. No, la tua parola è ferma, la tua parola è fedele. Signore, aiutaci, Signore, a rivolgere il nostro sguardo sempre alla tua parola, a esaminare ciò che accade attorno a noi alla luce della tua parola. Signore, grazie perché l'hai fatta giungere fino a noi e l'hai fatta giungere in italiano anche. Quello che io ti chiedo e invoco la tua grazia è anche per quelle altre nazioni che non hanno la tua parola nella propria lingua. Benedicili, Signore, perché il tuo nome venga magnificato da ogni nazione, tribù, popolo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.